Allora, intanto vi ringrazio di essere tornati per chi è un ritorno, venuti per chi è la prima volta e come vedete oggi parliamo di un autore che perlomeno di nome certamente conoscete, e cioè Beethoven. E, avete un po' familiarizzato con il taglio, l'indirizzo che io uso quando parlo di musica, e cioè non parlo di musica con la M minuscola e in senso stretto, come se fosse un continente dai confini impenetrabili. Per me sempre la musica è un'espressione della mentalità che l'ha prodotta. E guardate che non ho detto della cultura che l'ha prodotta, bensì della mentalità che l'ha prodotta. E cioè, che cos'è la mentalità? È quella specie di È stato chiamato il non cosciente collettivo, cioè quel modo in cui tutti noi, modo di pensare, molto in grandi linee, di cui tutti noi facciamo parte e non ci rendiamo del tutto conto di farne parte. Nessuno di noi è il genio romantico che esce dal mondo e fa tutto da sé e cava tutto un mondo dalla sua testa. Non esiste, secondo me, non esiste questa idea del genio romantico. Chiunque di noi, anche se è convinto di essere unico e irripetibile, e lo è, però ha una grande parte della sua mentalità che è parte comune, che è condivisa ed è anche influenzata dagli altri. Voi, nella identica famiglia, nell'identica situazione in cui siete nati, ognuno di voi, se avesse avuto esperienze diverse, sarebbe diverso. Questa è la mentalità, ma non lo sa, non se ne rende conto, non ci si riesce a fare l'autoanalisi. Bene, anche nella musica è la stessa cosa. Il compositore non tutto tira fuori da sé e l'idea di originalità che viene fuori nel periodo di Beethoven è un'idea che va un pochino rivista alla luce della mentalità. Allora, Beethoven porta una mentalità. Qual è questa mentalità? Allora, è facile dirlo, è più difficile dimostrarlo. È facile dirlo perché l'arco biografico di Beethoven è dal 1770 al 1827. È un periodo desultorio, da terremoto, è il periodo delle grandi rivoluzioni. L'altra volta abbiamo visto quello che si chiamava l'Ancien Régime, cioè una mentalità pre-illuminista, razionalista, cartesiana, abbastanza omogenea, in cui l'idea di dinamica, di progresso, era molto lenta. Adesso invece ci siamo proprio dentro la dinamica del progresso. La mentalità che ogni azione dell'uomo deve portare degli effetti migliorativi. L'uomo è chiamato a un progresso verso un miglioramento continuo. Questa è la mentalità di Beethoven, quindi non deve rifare quello che hanno già fatto gli altri. Lo faccio dopo dei paragoni, perché guardate che queste dinamiche tra un accontentarsi di quello che si ha, convinti che sia la cosa migliore, e il tentare di modificarlo, convinti di andare verso un miglioramento, questa è una dinamica eterna nella storia, che qui nel periodo della Rivoluzione francese diventa la mentalità dominante, l'opposizione tra una mentalità più statica e una mentalità più dinamica. Beethoven, naturalmente, vi farò capire oggi, è il primo musicista che porta questa seconda mentalità. Quella dinamica, quella, chiamiamola con la sua parola, storicista, l'idea che l'uomo è vocato a fare una storia. Nasce in un modo e quando muore deve aver modificato il mondo, il suo piccolo mondo, o se è Napoleone il grande mondo, ma lo deve aver modificato, non lo deve lasciare come lo ha trovato. Questa idea viene maturata come mentalità collettiva nel periodo biografico di Beethoven. Ecco il punto dominante. Per capire questa, in musica vi garantisco, è il primo compositore che porti questa idea. Ogni opera deve essere un passo avanti. A noi sembra ovvio questo, se non è originale non è grande arte, ma prima di Beethoven non era così. La mia idea è che la musica, la storia della musica sarebbe uguale senza Wagner, senza Verdi, ci sarebbero stati gli altri a farla. Beethoven davvero credo che sia l'unico compositore senza il quale la nostra musica, la musica del mondo, dell'umanità, sarebbe diversa. È veramente l'unico che abbia dato un impulso così forte in una direzione. Allora, prima di parlare di come lui tratta l'orchestra, perché l'orchestra diventa il banco di prova per questo. L'orchestra per lui sarà la sinfonia, sarà il modo in cui lui, compositore, parla all'umanità.
La musica per pianoforte è l'interiorità. Beethoven parla a se stesso, sperimenta se stesso sul pianoforte. È con l'orchestra che parla al mondo e che cerca di migliorare, di far andare avanti il mondo. Ecco perché ne compone così poche sinfonie, perché ogni sinfonia è un passo faticoso. Poi vi farò vedere degli autografi di Beethoven, a vedere come scriveva, tortuoso, con fatica, con sudore, con lacrime e sangue, vorrei dire. Mentre Mozart, tutto perfetto, gli venivano le cose così come, tutto perfetto. Sono proprio due concezioni, non è che, non siamo al bar che dice Beethoven è più bravo e Mozart è meno bravo, non è questo, sono due giganti tutte e due, ma sono due mentalità, è quello che vi voglio dire oggi. Allora, per comprendere bene questo bisogna comprendere, prima di entrare nell'orchestra, di vedere come lui rivoluziona il suono orchestrale per questa idea di far andare sempre avanti l'arte e l'umanità con essa, bisogna un pochino andare a conoscere il Beethoven alla vostra età. Cosa faceva Beethoven? Dove si è formato e come si è formato quando aveva dai suoi 16 ai suoi 22 anni? Quando comincia a lasciare delle testimonianze, noi prima era un ragazzo, non ci sono testimonianze se non molto superficiali. Allora, le prime testimonianze importanti per questa mentalità del progresso, e poi capiremo come entra nella sua composizione per orchestra, le prime testimonianze sono di quando aveva 18 anni, quindi poco più vecchio di voi, qualche annetto più di voi, ma mica tanti, e stava a Bonn. Bonn era una cittaduzza, era una città di provincia, non era una capitale, non era Parigi, non era Londra. In Italia grandi capitali internazionali ancora non ce n'erano, c'era Milano che cominciava la sua ascesa e naturalmente Berlino, Vienna, le grandi capitali. Bene, lui non fa parte di queste capitali, è un uomo di provincia, come è un uomo di provincia Wagner, come è un uomo di provincia Berlioz, come è un uomo di provincia Verdi, tutti. Come un uomo di provincia Leopardi, come un uomo di provincia Goethe. È rarissimo che i grandi geni siano nati nelle grandi metropoli. Sono quasi tutti dei provinciali. Chissà perché, non lo so, veramente non lo so. È una domanda non retorica, me lo chiedo proprio perché. In questa provinciuzza viene fuori una cosa. Viene fuori, adesso dico la parola, che è la parola senza la quale non potete capire Beethoven, però subito la dobbiamo reinterpretare. Lui entra già in età molto giovanile, entra in contatto con la loggia massonica della massoneria di Bonn. È la massoneria ancora, la vecchia massoneria, poi la massoneria ha un grande cambiamento, diciamo pure un peggioramento alla fine dell'Ottocento, ma questa è ancora la massoneria delle origini, la cui principale istanza, l'obiettivo principale era la fratellanza universale, cioè il miglioramento dell'umanità, proprio quello. E lui entra in questa, si chiamavano le logge, in tedesco le chiamavano anche con un altro nome, le Lesegesellschaft, cioè i luoghi di lettura, le compagnie di lettura, perché avevano una grande istanza culturale di portare letture nuove, grandi fermenti nuovi. E siamo nell'anno 1787-88, sono anni caldissimi, sono gli anni della rivoluzione, insomma ci siamo a un passo dalla rivoluzione francese. E lui in questa loggia, più o meno dal 1788 al 1790, incontra tre esperienze fondamentali. Sono autori, nomi che vi nominerò adesso, che voi sono sicuro che conoscete. Dunque, la maggioranza di voi che anno fa? Il quarto, il quinto? Siete quarto, secondo? E quindi chi ha cominciato filosofia? Mi alza la mano chi ha cominciato filosofia? Beh, sono comunque parecchi. Grazie, grazie. Sentite, ma se io vi parlo, vi dico solo questo nome, state tranquilli, non fatemi gli occhi spersi, non vi tengo una lezione di filosofia, ma se vi dico questo nome, Immanuel Kant, avete sentito chi è Kant? Ecco, bravi. Allora, senza Kant non si comprende Beethoven. Adesso non vi faccio una lezione su Kant, state tranquilli. Però una cosa ve la devo dire, però ascoltatemi, perché ci vuole attenzione. Non posso far troppe premesse, io farei una lezione intera sulle premesse. Però questa è musica profonda, non è musica di buon ascolto, cioè se volete la potete anche ascoltare di buon ascolto, ma capite solo la superficie. È musica profonda che vi chiede attenzione, perché è musica che porta una mentalità, non è solo un ornamento del mondo, non è la colonna sonora della storia, è musica profonda. Se vi faccio vedere gli autografi vi rendete conto della fatica di quest'uomo. E poi
A me basterebbe anche domandarsi, non voglio divagare, ma basterebbe una semplice domanda. Nel 1792, quando lui va a Vienna, quanti grandi c'erano nella Vienna di quel momento? Ce n'era pienissimo. Di chi ci ricordiamo? Di nessuno. Ci ricordiamo di Beethoven. Ma dico, ci sarà un motivo per cui l'umanità, non perché lo dico io, ma perché da 250 anni l'umanità si ricorda di lui e non di tutto il contesto che c'era intorno. Ma dovremmo pur chiedercelo. Voi potrete anche dirmi, ma a me sembra noioso. Ma voi capite che siete uno davanti ai milioni che hanno fatto questa storia. Bisogna pur valutarle queste cose, ma saranno un milione, milioni di persone che si vogliono autoflagellare? È difficile. Ci sarà pur qualche cosa per cui questa musica è rimasta e continuiamo a sentirla tutti gli anni e ogni volta che andiamo a sentirla ci percuote sulla fronte. Ci sarà qualcosa e proviamo a chiedercelo. Che cos'è questo qualcosa? E oggi proviamo a fare una gocciolina di questo. Allora, a cosa serve? Io so che la domanda di molti di voi è a cosa serve? Serve essere migliori, che è esattamente quello che vuole Beethoven e che ha imparato leggendo Kant. Che cosa si leggeva di Kant? Lui a 18 anni, appunto nel 1788, viene fondata a Bonn una piccola università. Soltanto che in questa università vengono chiamati pezzi da 90. Viene chiamato a insegnare un signore che si chiamava Schiller, Friedrich Schiller. Non è proprio l'ultimo arrivato Schiller, forse l'avete sentito anche nei vostri studi, quello dei masnadieri, per esempio. Ecco, e Schiller che cosa fa? Gli fa leggere Kant, che è ancora vivo, sta scrivendo. Due anni dopo, nel 1790, Kant pubblica la terza critica, la critica del giudizio. Che cosa dice Kant? Vi leggerei alcune brevissime cose. Nel suo testo La metafisica dei costumi, che è dell'anno precedente all'iscrizione dell'87, l'anno in cui, per esempio, non diciamo troppe cose, è l'anno del Don Giovanni, su, di Mozart. È un anno bello forte, insomma. E, nella metafisica dei costumi che cosa dice? Dice che alla base dell'essere umano c'è una legge morale che è basata sulla questione di libertà individuale. C'è un imperativo al miglioramento continuo e al progresso positivo. E dice ancora Kant che l'illuminismo è l'uscita dell'uomo, del singolo uomo, di ognuno che deve impegnarsi a fare questo, è l'uscita di ogni uomo e di tutti gli uomini dallo stato di minorità. Cioè il procedere libero senza bisogno della guida di una autorità. Sono parole importanti, siamo a un passo dalla Rivoluzione Francese, sono parole importanti perché ogni uomo è chiamato a mettere a profitto il meglio di sé. Vuol dire che nella morale di Beethoven l'uomo ha da essere scontento di sé soltanto quando sa di non aver dato il massimo delle sue possibilità. Questo è, ma ogni uomo, non soltanto quelli preposti a guidare l'umanità, non soltanto i grandi aristocratici che governano gli stati, ma ogni uomo nel suo pur limitato raggio di azione ha il dovere di andare in avanti, di migliorare sé e gli altri. Mi è quasi sufficiente questo per capire Beethoven. Lui scriverà poi, Beethoven, queste sono parole di Beethoven, ma e ho finito l'introduzione, Beethoven finalmente sentiamo la sua voce e dice: mai, fino dalla prima infanzia, il mio zelo nel servire la povera umanità sofferente attraverso la mia arte, mai è sceso a compromesso con alcuna motivazione meno nobile. È una vera rivoluzione, io spero di riuscire a comunicarvelo in questo momento, in queste ore che abbiamo da stare insieme, è una vera rivoluzione nel campo dell'arte. Ancora ai tempi di Mozart e certamente ai tempi di Haydn, costruire una bella sinfonia, una bella sonata, una bella aria vocale, una bella opera, era un po' come costruire un bel vaso. C'erano delle regole per costruirlo bene, perché la società che pagava queste commissioni, i committenti, così si chiamavano, dovevano essere soddisfatti dell'oggetto prodotto. Era l'estetica del diletto.
Con Beethoven c'è l'estetica del miglioramento. L'arte non è più diletto. Io lo so che voi ascoltate musica per divertirvi, e fate bene, e non voglio cambiare il vostro modo, e fate benissimo ad ascoltare musica per divertirsi, ma con Beethoven si staccano i due livelli. C'è una musica per divertirsi e c'è una musica per migliorarsi, e sono due cose diverse, perché la musica per divertirsi ti lascerà nello stato in cui eri prima, non ti fa essere migliore. Magari aumenta la tua vigoria biologica, ti viene da ballare, da danzare, da muoverti, da divertirti con gli amici, e va benissimo, ed è giusto che ci sia. E infatti Beethoven compone anche musica di consumo, così si chiama, musica che poi si consuma a un certo punto. L'ho usata, mi ci sono divertito, basta, adesso ne voglio un'altra. Questa qui è consumata, è giusto che ci sia. Ma ce n'è un altro livello, ed ecco il Beethoven della mentalità del progresso. L'altro livello non è quello che lascia il mondo e me così come mi ha trovato, ma mi fa migliorare, mi fa pormi delle domande, mi porta in avanti. Goethe, il grande romanziere, Goethe nello stesso periodo scrive i suoi romanzi di formazione, appunto, e siamo al punto di prima. Dice le stesse cose, però non con la musica. Allora adesso vediamo subito un esempio, vi faccio immediatamente un esempio. Per farvi capire come Beethoven sente questo, lo dice lui stesso con quelle parole che vi ho letto, sente il bisogno di andare avanti. Allora, siamo nella prima sinfonia, è un ragazzo, siamo nel 1800, anno 1800, lui è nato nel 70, beh non è proprio un ragazzo, ha 30 anni, non ha mai composto sinfonie ed è la prima volta che si presenta al pubblico dei grandi aristocratici viennesi, con una grande sinfonia. Prima sinfonia, opera 21, do maggiore, prima sinfonia. Sono quattro movimenti, nel terzo movimento c'è un minuetto. Beh, il minuetto lo dice la parola stessa, è una danza nobiliare molto tranquilla, molto pacifica. Abbiamo l'idea che però bisogna sempre andare avanti, minuetti ne aveva fatto Haydn, Abizeffe, ne aveva fatto Mozart, parecchi. Ed erano molto belli, molto interessanti, ma si sentiva che c'era ancora l'estetica del diletto. L'idea di una danza che era bella per come suonava. Arriva Beethoven e ascoltiamo, senza far parole, ascoltiamo il suo minuetto. Male come minuetto, Cioè, ve l'immaginate un minuetto? Cos'è un minuetto? Le damine incipriate, ve l'immaginate? Ecco, questo è il minuetto come lo intende Beethoven. È evidente che con un colpo di spugna ha cancellato una storia, è evidente che sta andando in un'altra direzione. E potremmo anche fare analisi, mi piacerebbe fare analisi, avendo più tempo, perché questo minuetto è uno scrigno che ci dà la fotografia di cosa doveva essere Beethoven trentenne. Doveva essere una bomba. E a Vienna stesso doveva essere considerato come tale. Teniamo conto, ormai Mozart è morto, il grande Mozart appartiene al passato, e lui chiaramente con quell'idea kantiana di un passo avanti continuo ogni opera, eccolo qua, qua diventa proprio sonoro. Non solo, ma il passo avanti, e finalmente arriviamo al nostro tema, è tutto dentro l'orchestra. È un'orchestra completamente nuova. Dunque, brevemente, vediamo un po' questo inizio di minuetto. Eccolo qua. Sol la si do re 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 sol do, eccetera eccetera, se ne va lassù. Riuscite a seguire un po' le cose? Partono solo gli archi in il minuetto. Il minuetto di solito viene fatto dagli archi e basta. È una forma in cui la dinamica, i crescendo, gli sforzato, questi strappi che avete sentito, adesso li risentiremo, non ci sono, non fanno parte dell'estetica del minuetto. E lui, quasi a strizzare l'occhio, dice benissimo, vi faccio vedere il vostro minuetto con gli archi. E parte con i soli archi, come si compone un minuetto secondo la norma non del progresso.
Poi nel crescendo, guardate che è una scala unica, sol, la, si, do, re, mi fa sol, sol, la, la, si, do, re, se ne va fino in cima, fino quasi al massimo dove possono arrivare i violini. Al punto più forte entrano tutti i fiati e alla fine sull'ultimo addirittura i timpani, tutta l'orchestra, poco alla volta, proprio... È come qualche cosa che vi sommerge, vi fa gocita, vi... l'opposto di un minuetto. È proprio l'estetica opposta a quella del diletto. Qual è l'estetica del diletto? È quella di un oggetto, che lo dice la parola stessa, è un oggetto, è fuori di me, e io lo contemplo, lo ammiro, lo guardo e dico, che bello, ma è fuori di me. Invece qua è proprio l'idea di investirvi, di portarvi dentro la sua idea, dentro la sua umanità. Vi salta addosso come un'onda. E lo fa con un minuetto, la forma più formalizzata, più oggettiva. Di proposito ho voluto partire di qua. Adesso lo riascoltiamo. Riascoltiamo questo inizio, state attenti allora a come usa l'orchestra. Il crescendo, voi sentite, lo so che avete percepito solo un'onda, ma l'onda lui la costruisce dentro l'orchestra, solo archi, poi entrano i fiati, cioè flauti, oboi, clarinetti, fagotti e corni, e alla fine anche i timpani che danno il colpo. E poi ancora dovrete sentire, se voi provate a battere il piede, ta tam ta tam ta 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 tam ta tam ta tam ta tam ta tam, a un certo punto comincia a perdere il tempo. Ta ra ta 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 ra ta 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 ta, e sono tutti fuori tempo. Se volete battere, battete, l'importante è che capiate che lui fa i tempi spostati in un minuetto, cioè rompe quello che l'ascoltatore si aspetterebbe. Lo obbliga a fare un passo in avanti. Adesso lo riascoltiamo. Con Beethoven dovete abituarvi a quello. È musica che deve essere ascoltata molte volte. Boom! Cominciate a familiarizzare un po'? La seconda ascolto è già meglio del primo, vero? E questo è l'opposto della musica di consumo. La musica di consumo, il primo ascolto, ah che bello, il secondo sì, ancora bello, poi dopo un po' di basta, questa l'ho sentita tante volte, mi sono stufato. Questo con Beethoven non vi succede. Ogni volta scoprite un livello diverso. Si chiama la metafora della profondità della musica. Bene, questo mi permette di entrare nell'orchestra. Avete sentito la pienezza dell'orchestra, eh? La espone proprio per farvi capire quanto è grande la sua orchestra, quanto è potente. Pezzetto, poi più grande, poi più grande, poi più grande, poi lo smonta di nuovo e lo fa tutto a pezzi e poi di nuovo lo rimette insieme. Questo è pensare orchestralmente. Il pianoforte, se avessi un pianoforte non potrei imitarlo. Sì, vi farei il temino, ma non potrei imitare questa ricchezza di sottintesi, questa profondità. Bene. Questa immagine che avete qui di estrema dinamicità è l'immagine che abbiamo oggi di Beethoven. Qui vi chiedo di fare una parentesi un momento. Fermiamoci da questa costruzione dell'orchestra beethoveniana progressista, kantiana chiamiamola. Fermiamoci un momento e valutiamo e andiamo nell'oggi, nostro, ora. Una piccola domanda. Avete ascoltato concerti orchestrali nella vostra vita, dal vivo? Ecco, vi invito a sentirne quanti più potete perché mai una registrazione, per quanto perfetta sia, vi potrà dare la profondità del suono dal vivo. Mai, non esiste, secondo me mai la tecnologia arriverà a imitare la profondità e le dinamiche che si svolgono dentro gli strumenti, dentro le famiglie orchestrali. Non solo, ma c'è una cosa molto particolare. L'esecuzione dal vivo vi dà un'immagine dell'oggi, cioè di come siamo abituati oggi, di come stiamo creando oggi un'immagine di Beethoven.
Quando io ero ragazzo, qui a Torino, c'era già molta vita musicale e io la frequentavo assiduamente, ma ancora prima, quando invece non abitavo a Torino e potevo sentire pochi concerti sinfonici, negli anni 80 e se andiamo ancora più indietro negli anni 60 e, ahimè, se andiamo ancora più indietro negli anni 40 in Germania, e sapete tutti cosa c'era negli anni 40 in Germania, bene, ognuna di queste epoche aveva un Beethoven diverso. Il Beethoven che avete sentito adesso è di 3 anni fa. Questa potenza di suono, dinamicità, addirittura smagliante, è l'immagine che abbiamo oggi di un Beethoven giovane che stava rivoluzionando il mondo della musica. Adesso invece vi faccio sentire un direttore che fa lo stesso pezzo, ma lo fa negli anni 40. C'era l'idea che Beethoven fosse il classico, con la C maiuscola. Per cui tutto doveva essere classico, non doveva essere dinamico, progressista. Non era ancora stato studiato tutta la mentalità di Beethoven. Era stato studiato solo il testo di Beethoven, ma non la mentalità che l'aveva prodotto. Ora vi faccio sentire lo stesso minuetto, eseguito 50 anni prima, negli anni 40, e sembra davvero di sentire l'idea del classicismo statico, immobile, robusto. Sono due Beethoven diversi. Il testo è uguale. Chi è cambiato siamo noi ascoltatori. Sentiamo questo altro. Metà del tempo, giusto? Sentite? È tutto impostato, senza gli sforzati, senza le dinamiche. Questo è Haydn, l'idea di Haydn, cioè del predecessore, ed è un Beethoven che copia il modello, non che fa il passo avanti kantiano. Va bene? Adesso io potrei chiedervi quale vi piace di più, quale vi sembra più interessante dei due. E se mi dite, a me piace di più questo, non vuol dire che siete dei nazisti, per dirvi subito questo comunque, adesso entriamo, chi sono i... Vuol dire che avete dei gusti classicizzanti, che è rispettabilissimo, non è un insulto. Soltanto che dico che oggi l'immagine di Beethoven si è modificata non perché i musicisti hanno studiato la partitura di Beethoven. La partitura è un oggettino da niente. Lo posso comprare in libreria, costa 10 euro. L'opera d'arte non è questa. Ma è tutto il pensiero che c'è intorno ed è questo che negli ultimi 50 anni è stato messo a fuoco, chiaramente, e si è capito il valore storico di Beethoven. Allora, adesso vi dico chi sono questi due direttori, sarebbe il caso. Il primo, quello più vivace, dinamico, muscolare, è un direttore vivente, giovane, ha pochi anni più di me, si chiama Riccardo Chailly, è uno dei grandi direttori, non solo beethoveniani, lui è partito rossiniano, pucciniano, adesso fa tanto Beethoven, Schumann anche. Chailly ha riveduto le partiture, le ha ripulite e ha creato una nuova orchestra. E vi dico subito come. Avete visto l'orchestra schierata, no? 26 violini, 14 violoncelli, 12 contrabbassi. Chailly ha tolto tutto, ha riportato le orchestre di Beethoven a piccoli organici, 8 violini, 4 violoncelli. Non più i 4 corni oggi consueti, ma solo 2. Tutti sanno che cosa sono questi strumenti, lo sapete cos'è un corno? Fa un suono molto potente, grave, pieno, pastoso, no, può andare anche su. Ecco, lui ha ripulito tutto ed è venuto fuori questo suono molto vivace, molto incisivo, che non era il suono mozartiano o haydniano, è un suono più dinamico, più vivace. L'altro direttore, ho piacere che sappiate chi è, perché è stato un grande... un grand'uomo, insomma, si chiamava Otto Klemperer, a voi non dice nulla, è la generazione di Karajan. Karajan l'avete sentito qualche volta? I grandi, no? Toscanini, Karajan, questi ne parleremo all'ultimo incontro. Klemperer è stato uno dei tanti tedeschi che ha rifiutato di chinare la testa e è andato via dalla Germania e se n'è andato in America. E quindi un uomo meritorio, senz'altro. Ecco, Klemperer aveva però questa immagine che gli veniva dai suoi maestri, da Richard Strauss, aveva l'idea che Beethoven fosse un classico, punto.
Beethoven fa parte, erano sono un po' questi luoghi comuni della storiografia. C'è il classicismo, poi c'è il romanticismo. Beethoven, che poverino, sta in mezzo, poverino, la sua bellezza è proprio lì, di non essere né uno né l'altro, essere tutti e due insieme. Allora, in quel momento, un tipo di mentalità lo aveva tutto schiacciato sull'antico. Era il compositore classico, con la C maiuscola, anzi tutto maiuscolo. Era la musica classica. E allora si eseguiva così, perché doveva essere quell'immagine. Vedete quanto l'esecuzione è importante? Ecco perché vi invito ad andare ai concerti. Il concerto non è solo un divertimento, è anche un segno dei nostri tempi. Possiamo procedere. Possiamo procedere, siamo in questa nostra prima sinfonia. La prima sinfonia lui la compone, come vi ho detto, a 30 anni e siamo più o meno nell'anno 1800. Che cosa vi voglio far vedere? Vi voglio far vedere, adesso ci entriamo dentro, vediamo anche il primo movimento, saltiamo un pochino perché queste cose a voi non riguardano, e andiamo qua. Questo è il concerto in cui venne eseguita la prima volta e finalmente entriamo nell'orchestra. Io mi sono chiesto, ma questo povero Beethoven nell'anno 1800 a Vienna, ma che orchestra avrà trovato? Cioè, qui a Lingotto sentite i concerti, arriva, che so io, la Filarmonica di Pietroburgo, arriva i Berliner, cioè tutte grandi orchestre ormai istituite, che hanno una loro storia. Ma il povero Beethoven a Vienna, nell'anno 1800, ma che orchestra avrà trovato? Avrà trovato un'orchestra di semidilettanti, un'orchestra in cui c'era una parte dei professionisti che venivano dal teatro e una parte erano dilettanti o poco più. Certamente un'orchestra che non reggeva un concerto intero. Oggi arriva qui a Lingotto, arrivano le grandi orchestre e vi farebbero anche 10 concerti di seguito, perché hanno dei repertori meravigliosi, sono tutti super professionisti. Il povero Beethoven si ritrovava invece un'orchestra, diciamo pur raccogliticcia. Questo è il primo concerto che lui fece. Come vedete, non è tutto per orchestra. L'orchestra non avrebbe retto da sola il palcoscenico. E la cosa che mi interessa è vedere come Beethoven addirittura a un certo punto mette una improvvisazione. Lui era un grande pianista, quindi un grande improvvisatore, per preparare il pubblico alla sua novità, alla sua prima sinfonia, a cui teneva tantissimo. Lui prepara il pubblico facendo vedere lui quanto è bravo come esecutore. Gli porta già le novità di cui lui è artefice e finalmente arriva la prima sinfonia. Allora, adesso vi chiederei, è vero, voi avete già avuto una piccola esperienza di ascolto con questo minuetto che è fantastico, insomma, progressivo e innovativo. Però facciamo uno sforzino e proviamo a immaginarci di rientrare nella idea dell'orchestra, cioè di come un ascoltatore a Vienna nel 1800, anno 1800, poteva aspettarsi una sinfonia. Ha il suo bravo programmino sulle ginocchia, e vede, ah sì, c'è pianista Beethoven, sì, lo so, è questo che viene da Bonn, questo ragazzotto provinciale che viene da Bonn e fa l'improvvisazione, bello, sentiamo l'improvvisazione. Vabbè, poi c'è la sinfonia, sì, vabbè, poi la sinfonia farà la solita roba, un po' alla maniera di Haydn, un po' alla maniera di Mozart. E subito Beethoven aggredisce il suo ascoltatore, subito. Cioè, quel minuetto che avete sentito è il terzo movimento, non il primo, eh. Adesso immaginiamo invece alla fine di un concerto in cui gli ascoltatori hanno già sentito una sinfonia di Mozart, non sappiamo quale, un'aria di Haydn, finalmente si ritrovano un'improvvisazione pianistica esaltati dalla bravura fisica, tecnica di Beethoven, alla fine, già stanchi magari, perché si ascoltano questa sinfonia e gli arriva questo. Allora, gli arriva questo che adesso sentiremo. Io non so cosa voi riuscite a vedere, ma qui si capisce come Beethoven abbia la vocazione dell'orchestratore. Lui è inimmaginabile senza l'orchestra. Mentre l'orchestra di Mozart è abbastanza schematica, eccetto alcuni momenti, e si capisce che c'è anche un'ispirazione pianistica che poi viene strumentata, Beethoven si capisce che ha già un pensiero orchestrale. La prima ispirazione è ispirazione orchestrale. Questa è un accordo, vedete, riuscite a leggere, qui c'è scritto forte piano, è un colpo forte e dissonante che poi sfuma nella consonanza piano. Non solo, comincia con la dissonanza, ma fa a tutti i legni un accordo lungo e tenuto e giù a tutti gli archi, cioè violoncelli, viole e violini, un pizzicato.
si ha un suono di qualche cosa che scoppia, puff, e poi si richiude, così. È un modo enorme per richiamare l'attenzione subito, per far capire, ragazzi, qui si va avanti, io non sono Mozart, qui si va avanti. E vi dice, prendendovi a braccetto, tutti facciamo uno sforzo, un miglioramento. Adesso ci sentiamo questo primo movimento. Allora, dobbiamo riflettere su un po' di cose. Adesso bisogna riascoltarla, questa introduzione. Inizio, anzi, prendiamolo. E qui è proprio l'orchestra diventa finalmente protagonista. Non si può fare con il pianoforte questo. Pium! E se ne vanno subito qua sotto i pizzicati di archi e rimangono questo accordo di legni che a me dà sempre l'idea di una specie di sfera cristallina. Pium! E poi di nuovo, poi subito comincia l'orchestra a scindersi per poi riunirsi insieme. Io direi che possiamo riascoltarlo questa volta invece facendo attenzione a come lui sta creando i personaggi di un dramma, ci prepara per un racconto. Che cos'è questo racconto? È un racconto di opposizione tra il gruppo dei fiati, quindi flauti, oboi, clarinetti, fagotti, corni, e poi vedremo la tromba anche, una tromba, e dall'altra parte il gruppo degli archi, contrabbassi, violoncelli, viole, violini, primi e secondi. Lui usa questi due blocchi come i poli di una opposizione che poco per volta vengono fusi, uniti. Allora, li vediamo come in questa introduzione lenta li oppone e poi vi do la chiave, allora cercate di seguire, lo sentiremo tutto questo movimento, dura 6 minuti, più o meno 7 minuti. L'opposizione come la si capisce? Capirete che all'inizio, subito dopo questa introduzione, c'è un temino, che più o meno lo posso cantare, è una cosa del genere, tam pam 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 pam. Poi ci sarà una lunga evoluzione di questo tema e quando lo sentirete ritornare, ve lo segnerò, vedrete che non c'è più la opposizione, ma le famiglie sono tutte insieme. Non c'è più l'opposizione dei soli archi a cui rispondono i soli fiati, poi riprendono gli archi, poi i soli fiati, ma li fa dialogare fino a che alla fine del dramma, quando ritorna quel tema, tutta l'orchestra è insieme. Non c'è più l'opposizione drammatica tra i fiati e gli archi. Adesso lo sentiamo, questo movimento, tutto. Allora, e poi vediamo cosa succede, la stessa cosa è enfatizzata nella quinta. Legni. Tutti. Orchestra intera, archi soli. Ripeto l'opposizione adesso, attenzione. Tutti, solo legni. Tutti, solo fiati.
tutti entrano in coro? Tutti. Solo fiati. Solo fiati. Corno. Archi. Solo i legni. Solo gli archi. Solo i fiati. Adesso tutti insieme, attenzione, poco alla volta. Tutti. Secondo tema, solo fiati. Clarinetto, oboe, clarinetto, violini. Stavolta cominciano gli archi e i fiati a rispondersi. Si ripete, così abbiamo modo anche di riprendere le nostre idee. Solo archi. Fiati. Archi. Fiati. Archi. Poco alla volta si unisce, poco alla volta si unisce. Tutti. Solo i fiati. Solo. Oboe. Flauto. Oboe. Flauto. Ora entrano i violini. Violini. Flauto. Violini. Flauto. Tutto. Orchestra intera. Le trombe, sentite come sparano qua. Contrabbassi, è la prima volta che li sentiamo solisti. Ora andiamo avanti, ci avviciniamo a quella ripresa in cui tutta l'orchestra va insieme. Ve la indicherò con un po' di anticipo. Cioè l'opposizione, il conflitto tra i gruppi. Violini. Fagotti. Mai insieme. Opposizione. Archi, fiati, solo archi, ci stiamo avvicinando, sopra, archi, sopra, fiati, archi, attenzione che arriviamo, solo i fiati, occhio. Ora riprende, ma tutti insieme.
tutti insieme. Vedete che è molto più violento di prima. È la risoluzione di quel conflitto. Tutto bello forte adesso, eh? Andiamo al secondo tema. Il secondo tema rimane uguale, l'opposizione tutta nei fiati. Flauti, oboe, flauti, oboe. Flauti, oboe. E andiamo verso la coda, sta finendo il pezzo. Secondo voi, a questo punto siete un po' entrati nella mente di Beethoven, come lo finiamo sto pezzo? Ci sono 100 modi di finirlo, eh? L'arte non è una matematica, non c'è il risultato giusto. Ci sono 100 modi per finirlo. Immaginatevene qualcuno. Abbiamo visto questa costante opposizione, archi, fiati che si inseguono, e nel momento in cui ritorna sol si do, sol si do, sol si do, sol si do, tam, pam, 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 rientrano finalmente tutti insieme, quasi con forza muscolare. Bene, abbiamo risolto il dramma. Come lo finiamo sto pezzo? In tanti modi. Un romantico certamente farebbe qualcosa di disgregato, decadente, tortuoso. Qui non è ancora un romantico, chiaramente, e ci sarà una piccola coda molto sonora. E per adesso ricordatevi solo questo, non faccio commenti, perché poi passiamo alla quinta e lì i commenti invece ci saranno. Ricominciato l'opposizione archifiati che adesso si risolve nella coda. Eccola qua. Entrano i timpani. Male, insomma, essendo la prima volta che componeva per orchestra il povero piccolo Beethoven. Adesso andiamo alla quinta sinfonia, che tutti conoscete, quella sol 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 mi fa 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 re, l'avrete sentita mille volte. Sono l'inizio più famoso della storia, senza il minimo dubbio. Allora, quinta sinfonia, tutto è uguale, ma ormai conoscete Beethoven, deve fare un passo avanti. Intanto guardate un po' un autografo di Beethoven. Bello, eh? Il bello è che lui scriveva così, vabbè, questo ho fatto un po' il furbo, questo è un abbozzo, non è la versione definitiva, però la versione definitiva è questa. Cioè, guardate, ecco, insomma, questa è una versione definitiva della Quinta Sinfonia. Questo era l'autografo che lui mandò al copista. Pensate, povero copista, che poi doveva metterla in bella copia e mandarlo all'editore. Siccome il copista, poveretto, ha fatto qualche errore, ma piccole cose, Beethoven si inferociva, perché i suoi copisti sbagliavano. Erano dei geni, secondo me, i suoi copisti, da riuscire a capire queste cose. Bene, questa è la quinta sinfonia. Dunque, non so se riuscite a vedere l'inizio. Intanto, se guardiamo una partitura moderna, eccola qua, la partitura moderna vedete che si mettono in cima i flauti oboi, cioè i fiati, quelli che fanno quei suoni più cristallini che vi dicevo prima. Oggi si usa fare questo perché si ha l'idea che abbiano i suoni chiari, le voci chiare siano quelle degli strumenti, mentre gli archi, che hanno un po' la pasta maggiore, per abitudine, il direttore d'orchestra quasi ce l'ha come seconda natura, nella parte bassa della partitura vede gli archi, sopra vede i fiati. Ma questa è la partitura come comincia a scriversi alla fine dell'Ottocento. Beethoven non scriveva così, ma scriveva i violini in cima,
in cima ci sono i violini. Se riuscite a vedere, sol, sol, è qua, sol, 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 mi, fa, 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 è qua, eccoli, sol, 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 mi, fa, 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 re. Sta qui in cima. E al basso, violoncelli e contrabbassi. Tutti i legni erano scritti qua in mezzo. Questo ci fa capire come quando Beethoven assume l'orchestra dai suoi predecessori, da Haydn e Mozart, ha l'idea che l'orchestra sia, la sostanza dell'orchestra sono gli archi gravi, contrabbassi e violoncelli, e gli archi acuti, viole, violini primi e violini secondi. In mezzo c'è quello che si chiamava ripieno, non qualcosa di essenziale, ma un ripieno, qualche cosa che aiuta a fare timbro, a fare forza, a far colore, ma non a essere sostanziale. E invece per Beethoven è questa la sua rivoluzione orchestrale. Per lui è tutto sostanziale. Addirittura il modo di scrivere è inadeguato alla sua idea, perché lui non ha l'idea che i violini abbiano tutto il concetto del discorso, è l'intera orchestra che ha tutto il concetto del discorso. E allora che cosa fa? Guardate che cosa fa. Beh, tanto come abbozza lui, come scrive lui, è una cosa, guardate che roba, è meraviglioso studiare come... Ecco, allora... Comincia, la sonorità sua importante, sol, 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 mi, fa, 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 re, sono solo archi. C'è solo il clarinetto qui che raddoppia, ma il clarinetto quasi non si sente, eh? È tutto archi. E poi comincia a muovere, e poco alla volta, vedete, prende vita e di colpo entra tutta l'orchestra. Tam, tam, pam. Ancora, cosa sta facendo? Sta facendo una opposizione drammatica tra una sonorità degli archi e una sonorità dell'intera orchestra. E sarà la stessa cosa della Sinfonia numero 1, ma con un grande passo avanti. Ricordatevi Kant, non ci può mai essere un'azione fatta due volte. Ogni azione deve essere un passo in avanti, nella direzione del miglioramento. O intendiamoci... Pochi anni dopo, nel 16 Schopenhauer scrive il... Avete sentito parlare di questo filosofo? Schopenhauer? Il filosofo della filosofia negativa, che dice che invece è tutto sbagliato, che non è vero che l'uomo è vocato a migliorarsi sempre. Quindi da lì a poco ci sarà subito l'antidoto anticantiano. Però Beethoven invece è tutto kantiano e pensa che ogni passo debba andare avanti. La Quinta Sinfonia è la prima ma migliorata. È l'etica kantiana, è la prima sinfonia migliorata, potenziata, e in più è in tonalità minore. Quindi c'è anche l'idea di un dramma che parte da sonorità oscure e ti porta nella luminosità, la luce della massoneria, indicata dalla massoneria. Questa idea di fratellanza universale. Infatti sentiremo che tutto questo primo movimento è un piccolo dramma tra il ta-ta-ta-tom, ta-ta-ta-tom degli archi e la grande coda finale, bellissima e grandiosa melodia, fatta da tutta l'orchestra. Allora all'inizio c'è un suono ancora immateriato e alla fine diventerà un suono di potenza piena, ma ancora in do minore. La sinfonia però dura 4 movimenti e attraverso 4 movimenti arriveremo all'ultimo movimento dove quella tonalità oscura di do minore diventerà do maggiore. Ed ecco che il dramma non è più tra archi e fiati, ma è il dramma dal do minore al do maggiore, in termini kantiani, dallo stato di minorità alla libertà, il progresso dell'umanità. È chiaramente un segno narrativo, in grande, una grande narrazione filosofica, tradotta in musica. Allora adesso proviamo a sentire questo inizio. Il dramma in piccolo, come si sviluppa e poi dove arriverà il dramma in questo grandioso finale. La conoscete questa sinfonia? Quanti di voi alzino la mano, per favore? Beh, già parecchi. Cosa vuol dire conoscerla? Che conoscete i temi o sapreste nella mente portarla avanti? Chi ha alzato la mano mi risponda. Sapreste portarla avanti? O dopo aver cantato... Bene, poi cosa c'è? Ce l'avete in mente, eh? Il primo livello, il livello del puro materiale, diversamente dall'imparare storia, filosofia o letteratura italiana, per imparare la musica bisogna ricordarsela, se no non, è come imparare la poesia di Leopardi. O la sapete a memoria o non la sapete.
Cioè Dante, se non conoscete Vergine Madre, figlio del tuo figlio, non conoscete Dante. Sì, alla fine c'è la preghiera di San Bernardo. Sì, ho capito, ma cosa dice la preghiera di San Bernardo? O la sapete a memoria o non la sapete. Con tutto l'internet che vi mangiate, l'internet è una mente esterna alla vostra. La poesia, come la musica, o ce l'avete qua dentro o non la sapete. Poi potete dirmi, a me non interessa, e questa è una vostra scelta. Però per conoscere la musica bisogna ricordarsela. Diversamente dalla filosofia, che basta ricordarsi il senso. Allora, siccome non credo che l'abbiate in mente, è bene che la ripassiamo. Avete visto Beethoven che fatica fa a scriverla? Perché vuol dire che ogni nota ha la sua ragione. Allora, vediamo qualche cosa sull'orchestra, cioè di come in quel momento, proprio dentro l'orchestra di Beethoven, sta avvenendo qualcosa di particolare. Allora, oggi se andate a sentire un'orchestra, e vi invito caldamente a farlo, vedrete schierati più o meno, immaginate un semicerchio, avvicino al direttore d'orchestra, che all'epoca di Beethoven ancora non c'era. Quando vedete i film di Beethoven, con Beethoven con la bacchetta che dirige, è un falso storico, non esisteva il direttore in quel momento. Beethoven dirigeva dando dei cenni, ma non c'era ancora l'arte direttoriale, la tecnica direttoriale. Ben, vicino al direttore attuale si vedono tutti gli archi. Se poi andate oltre, vedete la fila dei legni lassù, cioè gli oboi, i flauti, i clarinetti, i fagotti da una parte o dall'altra, e i quattro corni, quelli con quella campana grande. Ancora dietro, di là, vedete, ed è una cosa importante perché sarà proprio Beethoven a inserirlo in orchestra, vedete gli altri ottoni, quelli che fanno quello squillo fortissimo, che sono i suoni che sanno a volte un po' di banda, della banda, più che dell'orchestra, e sono le trombe e soprattutto i tromboni. I tromboni sono quelli che oggi si tirano a culisse. Nell'epoca di Beethoven non erano fatti così, i tromboni avevano i pistoni ed erano meno squillanti, meno potenti, meno violenti. Bene, fino ai tempi di Mozart il trombone non è in orchestra, e poi dietro ancora ci sono i timpani, cioè le percussioni. Era un discorso che comunque bisogna affrontare, perché Beethoven li usa all'interno del suo dramma, come fa per esempio i tromboni. Voi andate una volta a vedere la Quinta Sinfonia e vedete che c'è tutta questa orchestra schierata, come vi ho detto, e alla fine tre trombonisti, tre. Sono tanti, tre tromboni suonano belli forti. Dietro i trombonisti vedete i timpani, lì vicino vedete l'ottavino. Lo sapete cos'è l'ottavino? È un flauto più corto che suona i suoni più acuti. E di fianco ai fagotti il controfagotto, che è una specie di gigante che si poggia per terra, tutto ritorto, di legno, che fa i suoni più gravi. Sa di legnoso, ma fa i suoni gravi. Bene, voi andrete a sentire questa orchestra, andrete a sentire la Quinta e li vedrete questi strumenti, ma vi chiederete, ma perché stanno lì questi strumenti, visto che non suonano? Dato che non suonano mai, nell'orchestra mozartiana non c'erano. Andate a vedere la Quinta Sinfonia e trovate questi trombonisti lì con le braccia conserte e lo strumento appoggiato per terra. E voi penserete, ma perché li pagano quelli? Visto che non suonano, perché li paghiamo? E non suonano per un bel pezzo. Tutto il... Vedete gli altri che faticano e loro lì che stanno a guardare, a far niente. Però li abbiamo pagati pure loro come gli altri. Perché? A un certo punto il dramma continua. I due gruppi, i legni, i fiati e gli archi, se le danno di santa ragione, chi ha più violenza, chi ha più velocità, chi deve suonare di più, e quegli altri trombonisti tranquilli che se ne stanno lì a guardare là. E oltretutto sono pure indietro, quindi guardano tranquillamente gli altri che si fanno guerra l'un con l'altro. Perché fa così? È lo stesso i timpani. Sì, i timpani vengono usati, ma molto poco. Perché fa Beethoven questo? Perché sta creando il suo dramma, cioè esponendo il suo conflitto. E nel conflitto degli uomini ancora in stato di minorità, e cioè il conflitto tra archi e fiati, i trombonisti che rappresentano la voce della pace ancora non entrano. Attraverso ben tre movimenti, il primo allegro, il tempo lento e lo scherzo successivo, pam 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 tiratatam tintam tiratatam, terzo movimento, i trombonisti continuano a starsene così. Che cosa è successo? E non vi dico ancora cosa accade al quarto movimento, anche se lo potrete immaginare a questo punto da come ve l'ho raccontata. Io ve la sto raccontando a parole, ma guardate che Beethoven sta un racconto in suoni attraverso l'orchestra, attraverso i timbri dell'orchestra, con la sua Quinta Sinfonia.
Lasciamo da parte questo quarto movimento, vediamo in questi tre che cosa è successo. È successo una cosa molto simpatica, molto più che simpatica, molto importante, che questo ritmo è diventato il soggetto che deve liberarsi dalla minorità, è diventato il vero soggetto del dramma, il personaggio, diciamo pure il protagonista del dramma. Come? Allora, all'inizio sono tre note di uguale altezza e poi una discesa. Tan 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 tan, un pam 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 pam. Sono sicuro che molti di voi che non leggono la musica pensano nella loro testa questo ritmo così. Ta 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 ta, ta 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 ta, come se fosse col tempo forte all'inizio, è vero? Ta 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 ta, ma non è scritto così. È scritto ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, una cosa che già sta andando in avanti, già corre, già è un personaggio dentro il suo dramma. E questo, vi garantisco, nei concorsi di direzione d'orchestra è considerato uno dei pezzi più difficili da eseguire. Voi direte, ma questo l'ho sentito mille volte. Bene, ancora oggi è un punto dove il direttore d'orchestra viene giudicato. È difficilissimo completare questo inizio. E poi vediamo che cosa succede. Comincia pochino pochino a muoversi. Comincia a muoversi come? Non tutta l'orchestra che fa la stessa nota, ma si spezza. Vedete? Violini primi, viole e violini secondi. La melodia si spezza. Lo so che voi nella mente avete come se fosse un'unica melodia, ma non è un'unica melodia, è una melodia orchestrata. Beethoven pensa subito in orchestra. Se lo sentite da un CD, come lo sentiremo tra poco, sentite una sola melodia, ma se andate in orchestra dal vivo, siete in un buon posto dove sentite bene, sentite che vengono da posti diversi. Violini secondi, ta 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 ta, viole ta 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 ta, violini primi ta 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 ta, ta 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 ta, e si sente che viene da tre parti. Sono metri e metri di distanza, viene da lì, dai loro violini primi alle viole ci passano 10 metri. È come se lei parlasse lì e lei parlasse lì, io non la sento come una voce unica, sono due voci. Ecco cosa vuol dire pensare orchestrale. E questo è l'inizio. Poi come lui lo porta avanti questo motivo, diventa sempre più vivo. Non so, nella pagina successiva non saranno più tre note uguali, ma come vedete saranno tre note che scendono, sol, sol, fa, mi, ta, 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 sol, sol, fa, mi, non tre, ta, 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 ma ta 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 ta, comincia a muoversi il dramma. Il personaggio comincia a modificarsi, è vero? Non è più ta 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 ta, ma è ta 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 ta. Sentite che comincia a modificarsi. Entra in un dramma. Entra in un dramma sempre di più, fino a che viene preso da tutta l'orchestra e poi ricomincia. È un dramma intrecciatissimo. Di che vive questo dramma? Vive di ambiguità. Ambiguità soprattutto ritmica, quella che vi dicevo prima. Ancora non abbiamo ben capito se è un pa 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 pa, un pa pa, o se invece è ta 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 ta. Non abbiamo ancora ben capito, c'è ancora questa ambiguità ritmica. È in battere o è in movimento? L'ambiguità viene sciolta soltanto nel tempo terzo, che è questo. Il tempo terzo comincia così. Ci sono i corni che fanno ta 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 pam 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 pam. Sentite che non è più ambiguo. L'inciso è sempre lo stesso ta 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 ta, ma è chiaro che c'è ta 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 ta, non è più ambiguo. Si è risolto qualcosa. Adesso è chiaramente un ritmo in battere, è lui chiaramente. Ha risolto questo, ma siamo ancora in tonalità minore. Bisogna risolvere il conflitto tra do minore e do maggiore. E lì lo fa nella maniera più. Tutto quello che vi ho detto fino adesso torna tutto insieme in quel finale. Quarto movimento. Il quarto movimento sentiamo questi corni che continuano pianissimo, quasi fino a fermarsi. La nostra impronta digitale, il nostro personaggio protagonistico. E di colpo l'orchestra, di colpo, improvvisamente. È bello lì perché il direttore lo vedete, che se
poteste vederlo, è che voi lo vedete sempre di spalle, ma se poteste vedere i direttori di viso, vedete che lì loro stanno molto raccolti, ma in realtà stanno attenti a guardare tutta l'orchestra, perché in un colpo l'orchestra finalmente, di colpo, si apre tutta. Il nostro protagonista ta-ta-ta-ta scompare e viene fuori soltanto l'illuminazione della ragione. Come sarà questa illuminazione? Sarà la risoluzione di tutti i drammi, non più in do minore, ma in do maggiore, e finalmente i nostri cari vecchi amici tromboni entrano alla grande. E li sentirete proprio in teatro, se ci andate, sentirete quanto si riempie l'atmosfera del teatro grazie ai tre tromboni, il controfagotto, l'ottavino e i timpani. Tutta l'orchestra finalmente, non c'è più alcun conflitto, tutti insieme, liberati da quello stato di minorità. Questa è l'idea di Beethoven portata davvero al massimo grado. Adesso ci ascoltiamo un pezzetto del primo movimento. Secondi, viole, violini. Tutti. Ricominciano. Stavolta sono aggiunti i corni. Si prende sempre più vita, ma è sempre ta 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 ta. 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 Timpani. Ta 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 ta. Sempre quello. Il protagonista è sempre lui. E attenzione che c'è anche adesso. Solo i corni. Pa 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 pam. Sentite i contrabbassi. Si sentono poco. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. C'è sempre sotto. Tutti. Sempre, sentite il ritmo, è sempre lui, ta 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 ta, sempre quello. Tre corto, una lunga, tre corto, una lunga. Bene, adesso prendiamo coscienza di un'altra cosa. Prendiamo coscienza di un'altra cosa. Guardate questo inizio. Guardate questo inizio con attenzione. Siamo all'inizio di un dramma della ambiguità, dell'uomo in stato di minorità che poco per volta, grazie alla ragione, viene illuminata e redenta. Adesso sentiremo anche l'illuminazione del do maggiore. Attenzione a come è costruito questo inizio. Un sol 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 mi, due battute, una e due, lo vedete? Un sol 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 mi. E il secondo inciso, un fa 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 re e, ma ce n'è un altro. E non è simmetrico, è contraddittorio. Un ta 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 ta, un ta 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 ta. C'è qualcosa che non va. E infatti Beethoven non l'aveva pensato così. Inizialmente, guardate, un ta 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 ta, un ta 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 ta. Vedete che è diverso, non c'è quell'allungamento. E che è il copista che si è inventato una battuta? È matto? Ha toccato il testo di Beethoven? No. È quello il bello. Beethoven si è reso conto che siamo all'inizio di un dramma della ragione, in cui la ragione non c'è. E allora bisogna creare una asimmetria, una irrazionalità, per poi sanarla. Come viene sanata questa irrazionalità? In parte già nel tempo terzo, nel minuetto, nello scherzo si chiama, scusate, in cui il ritmo un ta 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 diventa pa 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 pam pa 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 pam ti ra ta ta regolare e cominciamo a sentirci questo scherzo. Scusa Luca, ah no, ecco, sì, l'ho trovato. E poi sentiamo la luminosità che arriva. Lasciamogli il tempo, perché il dramma si risolve poco alla volta. Qui non è
Tutto bello regolare. Tre lunghe, una lunga, tre corte, una lunga, tre corte, una lunga, sempre uguali, ma molto regolare. Sempre però in tonalità minore. Riattacca. Molto quadrato, molto semplice, ma siamo ancora in tonalità minore e vediamo come finalmente l'uscita dalla minorità diventa davvero come arrivare su una grande altura in cui questo Do maggiore riempito dal suono dei tromboni è la filosofia di Kant dell'eterno miglioramento portata in suoni. Purtroppo, avendo diviso in tracce, non si capisce il passaggio dalle tenebre alla luce, perché come lo costruisce Beethoven è un punto veramente teatrale, vi ho parlato di dramma numerose volte, perché è un punto teatrale. C'è questo nostro protagonista, che quasi come se piegasse la testa sempre di più, e quasi come un colpo di scena teatrale arrivano i nostri, sta morendo in prigione, arrivano i nostri e aprono, come sarà il Fidelio la sua opera, sta morendo in prigione e di colpo arrivano i nostri e entra la luce, entra l'aria fresca e lo stato di minorità è superato. E purtroppo qui vi faccio ascoltare subito l'irrompere della luce e non quel personaggio che china la testa sempre di più fino quasi all'estinzione. Ed eccolo qua, con i tromboni. Timpani! Compatta l'orchestra, l'umanità intera. E fino arriva il nostro tema. Ora arriva il nostro tema, Redento. Eccolo. Tre brevi e una lunga. È sempre la nostra. È sempre il nostro, prima era un ta-ta-ta-ta, adesso è ta-ta-ta-tan. E così si è risolto un dramma. Allora, il dramma era ambiguità. Risolta però ancora con l'uomo che piega la testa. Finalmente l'umanità redenta. Parabaram, parabaram, parabaram. E finalmente è il modo giusto, con l'accento sull'ultima nota. Parabaram, parabaram, parabaram. La prima era lento e ambiguo. Il secondo era col ritmo in battere, pa, 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 pa. E finalmente arriviamo alla fine, l'umanità redenta. Un parabaram, 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 che spinge in avanti. Tutto questo naturalmente buttato dentro le sonorità orchestrali. Spero vi siate resi conto quanto è essenziale questo colpo di timpani e tromboni che porta questa filosofia kantiana della redenzione dalla minorità. Lui usa l'orchestra davvero come il simbolo del suo dramma, il linguaggio drammatico. Il passo, ho finito per oggi, il passo è molto breve ad arrivare al teatro. In quegli stessi anni c'è Rossini, Rossini che è un altro grande orchestratore, ha un'idea diversa dell'orchestra, lui la divide molto per famiglie, molto di più schematica. E da lì a poco ci sarà il grande Giuseppe Verdi che invece usa l'orchestra prendendo molto da Beethoven, e dice una frase con cui oggi chiudo e che a me sembra adeguata a tutti i grandi compositori per orchestra, cioè quei compositori che non pensano in astratto
e poi strumentano, ma pensano subito dentro la sonorità orchestrale, così è Wagner, così è Verdi, così è Berlioz e così è Beethoven. Bene, Verdi diceva questo, che è una frase che non è solo valida per Verdi, è valida per tutti i grandi strumentatori. E diceva, le mie note possono essere belle o brutte, ma hanno sempre un perché. Ecco un po' il modo che ci deve insegnare ad ascoltare questa musica, cioè chiedersi, è segno di una mentalità, cosa ha voluto dire il compositore? Ci sono domande? Non ci sono domande. Allora ragazzi, non ho fatto tempo a parlarvi di Schumann, perché Beethoven è un uomo troppo complesso, che richiede un incontro solo lui. Può darsi che la prossima volta ci ricaveremo un po' di tempo per ascoltare e commentare colui che farà il passo avanti oltre Beethoven, cioè appunto Schumann, e in particolare vi vorrò far ascoltare il secondo movimento della prima sinfonia, dove lui costruisce una grande melodia tutta cangiante dentro l'orchestra, non c'è l'idea del dramma lì, lì invece è una cosa puramente lirica. E poi andremo invece ai modernisti, cioè a Stravinsky, il primo Stravinsky che farà Le Sagre du Printemps, la Sagra della Primavera, in cui gli archi addirittura diventano minoritari, diventa un suono barbarico, violento, tutto delegato alle percussioni e agli ottoni. E l'ultima volta ci vedremo per i direttori d'orchestra. Allora, grazie della vostra attenzione e arrivederci.